Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È iniziata la Quaresima. Ogni anno, a ogni inizio, nelle chiese si parla di deserto e di tentazioni. Il deserto non è quello pubblicizzato dalle agenzie turistiche, fino a tempo fa almeno, perché oggi sarebbe pericoloso andarci. Quanto alle tentazioni, queste hanno a che vedere con il diavolo, che la Bibbia chiama anche Satana. Gesù rimase nel deserto 40 giorni ed era tentato da Satana. Ma esiste davvero Satana? Uno scrittore russo contemporaneo afferma che per credere in Dio bisogna avere la fede, ma per credere al diavolo basta aprire gli occhi. Come per sperimentare il deserto, del resto. Non occorre andare nel Sahara, basta stare dove si è e aprire gli occhi. Deserto è crisi nelle relazioni che fanno la vita, relazioni di coppia, di famiglia. Deserto è provare bisogno di ascolto, di attenzione, di tenerezza e non trovare risposta. È essere soli dopo aver vissuto un'intera esistenza insieme a qualcuno che si è molto amato. Ma può anche capitare di vivere in compagnia e sentirsi ciononostante tremendamente soli lo stesso. No, non occorre andare chissà dove a cercare il deserto. Deserto è accorgersi che certe scorte o si stanno esaurendo o si sono già esaurite. Scorte di salute, scorte di abilità, di competenze, risorse di energie, di entusiasmo. Procedendo negli anni è logico che accada, ma quando accade per ognuno è l'esperienza del deserto. Ma il peggio è che proprio questo deserto va abbracciato con la tentazione. È proprio nel deserto che prosperano le tentazioni. La tentazione di pensare che l'essere buoni, onesti, veri sia atteggiamento da perdenti, da stupidi. Oppure che forse ci si è illusi a fidarsi di Dio, a credere che ci vuol bene. Sfido chiunque, dal Papa all'ultimo cristiano, ad affermare che queste tentazioni non l'hanno mai sfiorato. Ebbene, c'è anche una buona notizia in questa prima domenica della Quaresima. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Capite? È niente meno che lo Spirito di Dio a spingere Gesù nel deserto. E non ve l'ha spinto per poi abbandonarlo a se stesso. Si era posato su di lui al battesimo per rimanerci. Anche nel deserto, mentre è tentato da Satana. Ecco la bella notizia anche per noi. Sì, quale che sia il deserto che sperimentiamo o sperimenteremo, ricordiamoci che non siamo affatto soli. Dio non ci getta nel deserto per poi abbandonarci, ci conduce semmai e ci sostiene per farci crescere e maturare, perché dalla prova possa derivarne qualcosa di positivo, di buono. Per noi e per tutti. Buona domenica e buona Quaresima. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.